Mi sono superato. Oh, ho perso l'incoronazione. Sei ben stando tu, me Brookas, from Lerchester. Sold on a ton, the Relican. Dov'è mio figlio? Abbiamo informato Repton, ma non è giunta risposta. Io consiglio di proseguire. Mi cercavi, vecchio amico, ed eccomi qui, in piedi di fronte al trono dal quale ho regnato fino a poco fa. Sei qui per accettare la decisione unanime del Witan. Sei ritenuto un re inadeguato e sei deposto. Perciò dovrai rinunciare al regno e consegnare la corona a Thane Ceolwulf. La mercia ha parlato, Lord. La corona. Sei tu, vecchio amico? Ah, sì, ti riconosco ora. Ah, perdonami. Il fatto è che la maschera della rettitudine cela il tuo vero volto. Se davvero il cielo ha errato nel volermi re, beh, perdonate la sua luce ingannevole. Amen! Ora, dov'è la mia corona? Abbi indulgenza per i miei modi. Sono solo un uomo retto che in vita non ha mai dovuto imparare a inginocchiarsi. Pure, ci proverò. Ah! Com'è semplice, com'è facile inginocchiarsi senza paura né sentimento. Si prende gioco di te, ammazzalo e basta. Non temere, danese. Rinuncerò a questa corona, a questo regno infestato da pagani e al favore di questi ipocriti traditori. Ma lo farò solamente alle mie condizioni. Le mie richieste sono semplici. In primis dovete... Idiota! Guardati attorno. Non hai più alcun potere qui. Ti conviene implorare pietà. È l'unica cosa che questi uomini potrebbero concederti. Sì, sì. Io... Perdonatemi. Non fatemi del male, vi scongiuro. Vi prego. Me ne andrò. Tieni. Te la cedo, davvero. Tieni. Portate questo lord e sua moglie a Roma. Vivranno laggiù, in esilio, per sempre. I
Witan, legittima re Ceolwulf di Mercia, secondo del suo nome, un re giusto, un re generoso. Dio salvi il re! Spero ne sia valsa la pena. Soldati merciani, in cammino verso Repton! Leofrit! Leale fino alla fine, quel bastardo! Radunate gli uomini e distribuiteli tra le porte nord e sud. Dovrà dividere le sue forze. C'è Olbert è là. Eivor, devi salvare mio figlio. Riuscirà a cavarsela, promesso. Resterò qui con Ceolwulf. Va. Ceolbert è nei guai. Non mi arrenderò, Leofrit. Mai. Non rendere tutto più difficile. Hai fatto un errore. Ti prego, non vuoi farlo davvero. Leofrit, lascialo andare. O ne risponderai a me. Rispondo soltanto al mio re. Per voi danesi, ho questa. Posala, Leofrit. Non hai più motivo di combattere. Repton è di nuovo nostra. Resti solo tu. Non posso farlo. Allora, morirai. Fatti avanti. Non puoi vincere, Leofrit. Anche se mi battessi, i Ragnarsson hanno trionfato. In passato ho già affrontato molti danesi. Non ho mai perso. Sei un Thane valoroso. Urgred era fortunato. È mio dovere frappormi tra voi e la Mercia. Non mi arrenderò mai. Non vincerà. Si prova! Finisciti. Non hai niente da dire al tuo dio o al re.
Ho giurato di servire Burgren fino alla morte. Ho lottato e ho perso. Sappiamo entrambi come finirà. Un nobile Dane che combatte un'ignobile guerra. Burgred lo ha abbandonato, tradendo la sua fiducia. Se fossi in Leofrid, vorrei saperlo. Lamento. Allora scegli, verità o gloria. Alzati, Leofrid. Potrai combattere ancora. Cosa? La tua lealtà nei confronti di Burgred è mal riposta. Ha rinunciato al trono e si è diretto a Roma. È fuggito. Tu menti. Mentire a un uomo in punto di morte. A che servirebbe? Ha salvato se stesso, lasciando te a morire. Hai combattuto per niente. Per nessuno. Tradire un uomo così fidato e leale è un disonore tale da valere 1000 morti. Eivor, mi hai dimostrato grande rispetto. È doveroso che io ricambi il favore. A Venonis c'è una statua con una pergamena in un vaso. Devi bruciarla. Perché? Reca il tuo nome. L'ho scritto io, su ordine di Burgred. Quando gli accoliti la leggeranno, ti daranno la caccia. Chi sono? Ora non ha importanza. Non hai molto tempo. Brucia la pergamena o ti inseguiranno per sempre. Dove andrai ora? A Roma. Forza. Torniamo indietro.